Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Barbara D'Urso ha confessato ad una sua collega di aver ricevuto un bacio sulla lingua dal marito. Ecco di chi si tratta. Barbara D'Urso tra poche settimane tornerà sugli schermi delle televisioni italiane per far compagnia a tutti i telespettatori con le notizie di cronaca e di spettacolo trattate all'interno di Pomeriggio 5. In questi giorni, però, prima di riprendere i suoi compiti lavorativi, sta trascorrendo le vacanze nella sua casa in Toscana a Capalbio, dove invita alcuni dei suoi più cari amici per trascorrere le giornate. Barbara D'Urso è al confessione alla collega. Molti di questi fanno parte del mondo dello spettacolo e nei giorni scorsi a farle visita ci sono state Eva Grimaldi con sua moglie Imma Battaglia e anche tanti altri, tra cui una sua collega al quale ha confessato qualcosa rimasto per tanto tempo segreto. Barbara D'Urso negli anni ha collezionato tantissimi programmi televisivi e specie nell'ultimo ventennio ha avuto modo di intervistare e di lavorare con grandi nomi dello spettacolo. Alcune sue trasmissioni però sono state cancellate dalla scorsa stagione televisiva, come Domenica 5 e Live, non è la D'Urso, e quindi tutti i suoi fan si sono ritrovati a seguirla in maniera minore rispetto agli anni precedenti. Ma la D'Urso ha da sempre avuto un ottimo rapporto con i social, dove condivide momenti della sua vita e mantiene un legame saldo con i suoi ammiratori, ed è proprio su Instagram che è venuta a galla la verità. Durante il suo periodo vacanziero, Barbara D'Urso si è regalata una serata al Twiga di Forte dei Marmi, dove è stata avvistata in compagnia di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il 7 agosto, infatti, nel locale si sono presentati personaggi come Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, Alba Parietti, Valeria Marini, Alessandro Basciano con la prossima bonus di Avanti un altro, Sofì Codegoni e molti altri. La reazione della donna. Tra questi c'era anche l'attrice e regista Simona Izzo, al quale ha confessato che suo marito, Ricky Tognazzi, durante una scena l'ha baciata mettendole la lingua in bocca anche se non era previsto dal copione. La Izzo, ospite anche lei al club in occasione della prima edizione delle Alessandro Nomellini Awards 2022, ha risposto alla sua collega in modo ironico, confidandole che i baci di suo marito non si scordano così facilmente e che sono indimenticabili e lasciano il segno. Le due sembrano avere un ottimo rapporto e hanno riso su quanto raccontato dalla D'Urso alla sua collega, che non sembra avere dubbi sull'amore di Ricky Tognazzi nei suoi confronti, come ha dimostrato in altre occasioni. Barbara D'Urso tornerà con una nuova edizione di Pomeriggio 5 a partire da fine agosto e per il momento per lei non sono previsti altri programmi televisivi, e anzi, la conduttrice rischiava di non apparire per niente nella nuova stagione televisiva, ma fortunatamente questo non è accaduto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.